È la classe, perché veramente stai una meraviglia. Buongiorno Piero Codia. Buongiorno a tutti gli amici di Swim Di Beach. Swim Beats, ma stai in piscina, puoi Sì, uscire dalla vasca. eccoci. Grazie, grazie, buongiorno. Bella, Buongiorno a eh? tutti. Bella, ti ho Sì. portato la mascherina, come va? Bene, bene. Dai, Sorridente, post allenamento. no, oggi stamattina tranquillo, però bene, dai, abbiamo ripreso da maggio e quindi adesso bene. Allora, ti stavo pensando ieri sera, vado a trovare Piero Godia, gli faccio una bella intervista, bella, adesso vediamo come si sviluppa, Sì. no? Uno pensa sempre, ma innanzitutto pensavo a te come lo sverniciatore folle, nel senso che uno come te, Sì. che parte dall'ottava, fa la storia, perché quella è stata storia, no? Ce la ricorderemo per Sì. sempre, poi può succedere tutto, prossime Olimpiadi, prossimi mondiali, però tu parti dall'ottava e vinci, è stata la gara perfetta. Sì, guarda, sicuro è una gara perfetta perché di quelle che secondo me capitano una o due volte nella propria carriera. Come ti è venuta quella volta? Così, d'istinto? Neanche ci hai pensato? Sì, guarda, anche se sono passati 2 anni ormai, mi ricordo che sì, prima della gara, insomma, della finale ero tranquillo. E poi mi è venuto proprio tranquillo, ma cioè, è stata proprio, secondo me, ripeto, una di quelle gare Eri carico di braccia, carico di fiato e scarico di testa? Si Sì, può sì, dire sì. così? Esatto, Sì, perché secondo me sì. come analisi? Sì, stavo bene comunque fisicamente, di testa, e secondo me è stato anche meglio essere alla 8, no? All'ottavo tempo. Che sai, essere, va avere il primo tempo in finale, essere in corsia 4, in corsia 5, secondo me è più difficile, ecco, da quel punto di vista, se non sei superiore agli altri. Quindi secondo me a pensarci dopo, ecco, i mesi dopo, gli anni dopo, secondo me è stata anche una fortuna a partire dalla 8. Bene, bel ragionamento questo, Sì. complessivo. Direi che però la farfalla in generale, se guardi la storia, ha proposto dei personaggi. Mi ricordo nel 92, tu eri un Ho po', 3 anni. avevo 3 anni. Nel 92 a Barcellona un certo Pablo Morales arrivò, che aveva già una certa, e vinse incredibilmente sì, c'era la mosca, non è che. E vinse un'Olimpiade, quindi i farfallisti sono un po' come i ranisti, un po' particolari, no? Si può Sì. dire che sono gli arti sono, siete artisti anche perché. Artisti del nuoto. Gli artisti del nuoto, sì, anche perché la farfalla, il delfino, come la chiami tu farfalla? Delfino. 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 Ti viene meglio delfino? Beh, farfalla, papillon, butterfly, Sì. è uno stile meraviglioso, è uno stile che è una sinfonia, no? E guarda, è uno stile rana, è quello più tecnico, però delfino anche, perché mi sono accorto in questi anni, specialmente adesso, questo periodo che sono stato fermo, che ho perso la coordinazione braccia-gambe. Secondo me coordinazione braccia-gambe, respirazione a delfino è fondamentale. Quindi anche, insomma, tecnicamente delfino secondo me è difficile. Beh, difficile sì, Difficile. perché è una cosa. Oltre proprio Tirarsi su, esatto, tirarsi su. Però esatto. in qualche maniera si nasce delfinisti, eh? Perché No, i ranisti lo dicono, ranista ranista, fai solo quello. ci devi nascere. Delfinista puoi arrivarci, Cioè, nel però. senso che la domanda successiva è questa, ma Piero Codia oltre al delfino lo troviamo da qualche altra parte, non è che ti inventi un centostile, un due stile. Sì, no. No, no, magari no, parlo da fare qualcosa di importante, ecco, perché poi. No, inventarsi non ci si inventa niente, anche questo ho capito negli anni che difficilmente ci si inventa una gara con un buon tempo, un gran tempo. Io comunque per fortuna insomma, vado bene a stile, adoro, sono i misti, quindi insomma con tempi buoni, insomma niente di eccezionale, però ecco, mi sarebbe piaciuto provare anche un bel centostile, insomma, allenandolo così anni fa, Ma adesso adesso. c'è tempo, no? Perché tanto l'Olimpiade adesso, in questi mesi, si farà il Sette Colli. Sì, per Per fortuna, fortuna, il Sette Colli, poi magari. e poi tra, insomma, postato tutto, posticipato tutto di un anno, certi dicono che è una fortuna.
Secondo me dipende dagli atleti, ecco, secondo me non però potrebbe anche succedere, speriamo che vada tutto quanto bene, perché siamo sempre subiudice anche sulle prossime Olimpiadi. Sì, però ecco, preferisco... Questo non ti dà un po' di ansia rispetto alla tua preparazione, oppure tutti i giorni adesso scendi in acqua e dici, boh, domani è un altro giorno, vediamo. Sì, meglio che non ci penso, poi insomma quel che verrà, però secondo me... Ecco, questo slittamento di un anno non è, almeno come la vedo io, non è stata una cosa tanto buona, ecco. E poi certo, cambia gli assetti. Sì, perché, sì, cioè, poi certo. Tutti hanno un anno in più, anche se poi Piero Codì andrà avanti fino, non so, 33, 34, 35. Sì, sì. 36, 37, no, 38. 36 magari no. No, tanto Magnini ha detto che ritorna. Sì. L'ha detto Belotti l'altro giorno, l'ha chiamato. Speriamo. Si è allungata, però. Però dopo un'età comincia, ecco, comincia a essere difficile certi allenamenti, certe cose, recupero e tutto, no? Non che insomma non abbia voglia di gareggiare, allenarsi, però poi diventa difficile, insomma, tutto, tante piccole cose che... Che tutte unite. Sì, che tutte unite. Insomma. Fanno che forza Piero, forza Codia, ci vediamo prossimamente su questi canali. Va bene, grazie. Grazie, alla prossima con ciao. Swim Beats. Ciao a tutti. Ciao.